Cari amici di Total Photoshop, ma soprattutto care amiche di Total Photoshop, rieccomi per un nuovo tutorial avvincente dedicato al nostro software di grafica e fotoritocco preferito, e questa volta mi voglio cimentare in quello che si chiama veramente un miracolo. Infatti vedete che c'è aperta una cartella Max e i miracoli con Photoshop. Infatti con questo software si possono fare anche miracoli e possiamo migliorare anche le foto in cui viene ritratto il nostro amico Max, che salutiamo e gli mandiamo un grosso abbraccione. Se non ci vediamo più, buon natalissimo. Quindi per prima cosa dobbiamo prendere la foto e portarla all'interno di Photoshop. È la cosa più banale del mondo, ovviamente ormai dovremmo saperlo. Aperto il Finder o il gestione risorse se utilizzate un PC, clicchiamo sull'immagine e spostiamola all'interno di Photoshop. Non succede assolutamente niente, molto bene, bisogna rifarlo un po' di volte affinché l'operazione venga eseguita perfettamente. Se in Photoshop avete impostato l'opzione di aprire il JPEG con Camera Raw, ovviamente prima la foto verrà visualizzata proprio in Camera Raw e a seconda della versione che avrete visualizzerà proprio la versione. Guarda un po', lasciamo tutte le impostazioni come sono e scegliamo apri immagine. Se la foto è a 240 ppi lasciamola a 240 ppi, ma anche a 72 dpi nel caso delle foto di Max va benissimo. Apri immagine, ovviamente in questo caso non ci sarà una corrispondenza di profilo e noi diciamo che Photoshop deve usare il profilo incorporato, e il profilo incorporato, come viene indicato dalla finestra di dialogo, è proprio l'Adobe RGB 1998, che è quello che contiene la più ampia gamma di colore. Quindi premiamo su OK. E una volta aperta l'immagine, come sapete, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il livello sfondo e duplicarlo. Una volta fatto questo, andiamo ad aggiungere un nuovo livello vuoto. Lo possiamo fare in diversi modi, andando sul pannellino qua sotto di Crea nuovo livello, oppure tramite lo shortcut da tastiera Command Shift N se usate un Mac, Control Shift N se usate un PC. Molto più semplicemente clicchiamo sul tastino e vediamo che si aggiunge il livello 1, che chiameremo regolazione. Per rinominare il livello, ovviamente l'ho ripetuto un sacco di volte, basta fare doppio clic sul nome del livello e vedete che a questo punto possiamo editarlo e cambiarne il nome. Ora andiamo a verificare che i colori di primo e secondo piano siano il bianco e il nero, e in particolare che il colore di primo piano sia il bianco e il colore di secondo piano sia il nero. E come abbiamo detto all'inizio del tutorial, anche con Photoshop possiamo fare miracoli, possiamo migliorare le foto, anche quelle che ritraggono Max. Per cui ora con lo shortcut da tastiera Command Backspace o Control Backspace se utilizzate un PC, andiamo a riempire il livello regolazione di nero. In alternativa facciamo un Command Z o Control Z, basta andare a prendere il secchiello, invertire il colore di primo e secondo piano, e quindi in questo caso utilizzeremo il nero, o meglio lo strumento secchiello utilizzerà il nero per riempire il livello, e clicchiamo all'interno del livello. Bene, ora la foto in cui ha ritratto Max è diventata assolutamente perfetta. Da parte mia, come al solito, pensieri positivi e alla prossima!